Guarda qua! Ha freddo! È felice! Sei tornato! Ne avanti di andare a casa, guarda. Ma se le penne arriva! Ma cosa pensa a me ogni volta che sono stufo? Cosa vuoi fare? Cosa io fare? So che cosa è sempre stufo, ma sei stufo di fare cosa? Devi vederti! Devi vederti che mi stavo beccando a giocare a carte! No, vedete ti muso, marzo che non ti sia altro che te! A carte? Sono cattivo stasera! Guarda che ci sono i vecchi che giocano a carte! Sì, caro! Io se vuoi giocare a briscola? Madonna, brisco e a poker, scopa, scopone scientifico. Perché lei è un porseo? Perché mi so porseo. Sì, caro, mi invece sono un solitario. No, ah, bravo, meglio ancora, anzi, lei c'è fa peso di mio. Ma se no, cosa che non siamo qua, ma dimmi cosa. Per fare vedere un servizio importante adesso. Posso prima aggrapparmi? Cosa vuoi aggrapparsi a cosa? Attaccarmi a grappa? No, non si attacca a niente, fermo qua, che adesso arrivo da quei garzi, che è un collegamento importante. Ghemo, i fradei fra Carlo. Vai, conosci i fradei fra Carlo? E lavoravo sotto il salone di Paolo. Ise dei macellai che si in giro per l'Europa, ise dei ambulanti. Ah, ambulanti, e se poco ti... Sento che ambulanti vuol dire poco intelligenti? Ma non che trovo neanche più retta. Beh, manda avanti, manda avanti il servizio. Adesso parlare. Amici telespettatori, adesso che demo la cosa, il collegamento ai fradei fra Carlo. Vedemi qua. Fradei fra Carlo. Sto è tutto nel casa, nel letto, sto è che mia canale che sei meglio. Importa. Ari qua, fradei fra Carlo, disposizione. Scusami, ma avanti che avevo sempre a cuore femmine nella nostra macelleria. Sì. 80 do! Avanti! Ara, Giorgia! Signora! Ciao. Giorgia, cara, dammi il numero, cara. Sì. Cosa ha avuto, Giorgia, cara? Un pecoso? Dai, un pecoso! Pecoso! Dai, io subito il pecoso qua! Che bestia vuole il pecoso? Ah, vuoi il pecoso della bestia? Fatine di che animale vuoi il pecoso? Dai, del quattro! Demo quattro! Vuoi il fondo, caro! Se no che demo uno dei venerati dopo, hai visto che si mi vuole grosso, bel pecoso grosso, bel pecoso grosso! Grosso! Lungo! Ciao, mangiamo stasera o domani? Quando leggo ciuccia? Aspetta, stasera! Lo ciuccia stasera! Stasera mangiamo lo ciuccia stasera, allora dai! Glielo taglio insieme, tutto pronto! Dai insieme che stasera, che serata che è, Giorgia, eh? La mia luna! Sì, per l'osso pecoso qua, che affetto da sola. che scherzo, se ho fatto una battuta, sai come siamo fatti? Ne passo dottor Chetti che non repara per basso, per adesso. Dottor Chetti che dopo ho imparato a fare il suo meo o un... Tutto un tocco di Dio. Tutto un tocco di Dio. Dai, un tocco di Dio. Io devo mangiare. Vabbè, altri caffè, certo. Beh, tutto. Dai, fa una buona Giorgia che è un cliente speciale per noi, di barria. Dove sei stata la sera che te l'ho visto in bicicletta? Dove andavi tu? Ah, no, eccolo qua, un bel pecoso grosso tutti insieme da mangiare basso. Giorgia, non è sicura, se non te che fai, chiama un'amica. E dopo l'amica chiamano Ari, che siamo sempre liberi. Ari qua, fratelli, fra Carlo, matti. Ricordate, è la nostra politica del se noi siamo matti, noi vogliamo anche a massa 83. Ara Silvia, guarda. Ah. Oh, ma quanto bravi che... Cosa se lo devo fare? Ma basta! A cosa? Idratarmi? Ma cosa vuoi idratarsi? Gai, ho visto che qualità di carne che vende sti fratelli. Eh sì, la carne. La carne che spusa come iori. E se tu fratelli, oddio mio. Ma sarà meglio soffiare che abbiamo fin adesso sto vin qua. Beh, te pagherisci per un fiato del genere così. Mamma ecco. Mia, signore. A te sì, in paradiso con un fiato del genere. Sì, cara. Proprio. A sapere. Buon casa. No, staga pure qua. Anzi, staga qua perché adesso abbiamo un altro servizio importantissimo. È importantissimo. Un collegamento perché adesso, cari telespettatori, ricominciamo la nostra rubrica dei veneti che se ne in giro per il mondo a cercare fortuna. Fa fortuna. Adesso vi presento uno che si è partito da qua e l'endà al Polo Nord. Ma perché non manca io? Perché per il nord non mi piace se è freddo, mi piace il caldo, mi piace andare nei paesi esotici, in Africa, là mi piace andare. Ma adesso stai bon, se qui game con Tullio Visentin. Chi sei? Tullio Visentin. Ah, carità, a me viene a vomitare. E quello gomita pure. Beh, vai. Se regia Tullio Visentin, prego. Non lo guardare. Vedo che sei anche freschi qua, eh. E a becca. E ragazzi, arri là. Tullio Visentin, ex Veneto. Assumiamo qua al Polo Nord a fare i schemi, tribù Evo, altri là, a fare cosa? I Verze? I Verze sì, perché cari miei, mio Verze, se fa qua brose, ma
E ora se venimo qua col giasso, sento che razza di vese, sei come il miele e su. Sai che può piantare, ma qua... nessuno neanche un ciceto, no. Aspetterò. Dove dica? Sì, neanche un can. Sì, ogni tanto passa qualche pinguin. Qualche orso polare. Qualche nave che spacca il giasso. Oltre che i maroni quando questo devo dormire. Però una roba bella qua. La raccolta è una raccolta differenziata. A proposito, cosa sei che sei? Cosa che sei un po'? Ah! L'umido! Porto fuori l'umido, dai! Attenti, nel frattempo, mentre porto fuori l'umido, corrivo a su e verse, vi faccio vedere che ad essere speciali. Aspetta, cosa vago? La gente qua, le strade, le sue compagne. Davide e Golia. Nei tempi antichi, gli ebrei pareva che avesse il bisatto nel dadrio. Non riusciva a star fermi neanche se ti li ligavi a una carega. Ogni tanto saltava fuori un condottiero e gli diceva che il Signore gli aveva dito per esempio: «A Salonne, sono giunta l'ora che il tuo popolo distrugga i Gabaoniti, perché sono infedeli. Adorano gli idoli e spussano da Cavarone». Così a Salonne riuniva il popolo e gli diceva che i Gabioniti già era corrotti e spussava e bisognava andare a coparli tutti, perché il Signore lo comandava. E così faceva, tutti contenti, perché già era sicuri di vincere la guerra, perché l'Eterno già era dalla sua parte. Qualche volta però Igne ciappava una carga. Allora il condottiero de turno diceva che l'Eterno e lì aveva punì perché se aveva in Canà par via che il popolo non portava i sacerdoti abbastanza piti, faraone o polastri per i sacrifici. Se qualcheduno po' diceva e il senta generale a Salonne, ma il Signore non poteva mica avvertire prima della faccenda? Allora il lo ciappava a scaregà o scogolà, fino a che morte non sopraggiunga, per mancanza di educazione verso un patriarca. Sì, perché, cari miei, in quei tempi i copava la gente con la stessa facilità con la quale se beveva un spritz. I tagliava le mani ai ladri, i lapidava i concubini, ai tempi nostri non che sarebbe abbastanza cogoli a disposizione, anche alle donne c'era punie. Ecco cosa che dice testualmente la Bibbia, per esempio. Roba crudele ma saggia. Uno non può andare in giro di qua e di là con la moglie del suo avversario taccare le vergogne. Ma lasciamo andare queste storie e passiamo a vedere cosa che ha fatto Davide. Bisogna che savi che re Saul, per la ragion dita prima, non quella delle vergogne perché Saul non attaccava mai baruffa con che c'era presenti le mogliere degli avversari. Per la prima ragione, ossia che gli ebrei c'era spissenghi e randegosi e gli attaccà a guerra con i filistei. I due eserciti si era messo uno su un monte e uno su un altro e si guardava male, ma non si decideva mai a incominciare a botte. I gera come Docan che non ha nessuna voglia di attaccare baruffa e vuole salvare la faccia. Prima i se snasa con estrema attenzione al dadrio, poi i tacca a russare. Poi uno si avvicina a un albero e l'alza la gambetta e st'altro, aspettando pazientemente il suo turno, fa lo stesso. Poi i se snasa ancora il dadrio per vedere se si subentra delle variazioni. Lo avendo trovato niente di nuovo, i mette i nasi uno tacà all'altro e i russa mostrando i denti. Tutti crede che ormai tacca baruffa, invece uno si avvicina al solito albero e l'alza da nuovo la gambetta. St'altro, con sguardo riflessivo, è il varda, poi è il naso all'albero e sentenzia,
Pisso de Can senza dubbio. Allora l'alza anche a lui la gambetta, mentre il primo can lo guarda male. Beh, me decido, fa uno a un dato momento, adesso lo sbrano. E si avanza rusando, a metà strada però, e se ha quel più da un dubbio. E se delle volte è il dadrio del mio avversario ga cambia odore? Così è il can se ferma, sempre rusando, e snasa il suo avversario, e il quale, par facilitargli la roba, l'alza la coa. Poi sentenzia, spussa senza dubbio. St'altro fa lo stesso, e allora si gira intorno par mezz'ora, finché uno dei due si ingambara. E via così. A un certo momento i si stufa e va pai fatti sui. Ecco, i due eserciti faceva lo stesso, senza naturalmente alzare la coa, perché saria sta poco decoroso che il re Saul l'alzasse la gambetta rente a un palo della luce. Oltretutto, date le tonniche che si usava in quei tempi, che c'era il pericolo di farsela sui bordi, e che pa' un re saria sta poco decoroso.